Allora, incominciamo la nostra rassegna stampa basandoci su alcune informazioni che appunto abbiamo letto dai giornali. La prima cosa, questo non vi dico i giornali di cui le ricaviamo, anche perché è lunga questa storia, descrivere questi giornali, però ci limitiamo ad alcuni articoli. Allora, poiché io Alla sono. fine gliel'hanno fatta, insomma. Sì, ma quello che voglio dire è proprio questo: siccome io sono stato il primo a fare una serie di Nel servizi. 1994? Sì, 94-93, quando ero consigliere circoscrizionale, in ventesima, e con Teleroma 56, facevo una È serie di. fallita, l'hai sentito? Ieri. Ah, è fallita pure questa? Ieri è fallita. È TG9. T9. Stanno chiudendo un po' tutti. Allora, Che gli era uffici. passata al Palazzinaro Caltagirone, lo sai, sì. No, non so niente. Era passata a Caltagirone, Caltagirone 3 o Beh, 4 giorni tirava fa. poco perché ormai con la moltiplicazione delle televisioni grosse, No, ma queste piccole via, via. private No, finiscono ad quella è arrivare. via digitale. Sì, oltretutto Ci sono non so. ormai 1.000 canali, di cui Esattamente. funzionati 300-400 come minimo. Quelle private, così regionali, a livello regionale non reggono. Allora, noi semplicemente per dire che questa battaglia l'ho fatta io, assieme ad altri ovviamente, è ovvio, però quello che a me interessa dire è questo. Ora, queste antenne hanno provocato tumori, morti e quant'altro. 6 volte superiore alla media nazionale. Esattamente, esattamente. Nella zona attorno a Cesano di Roma e nella zona della ventesima circoscrizione, perché in un modo o nell'altro I dalle primi parti di anni che abitavo a Bracciano. Formello, quando alzavo il telefono per parlare, io sentivo in predominanza Radio Maria. Esattamente. E dicevi ora pro nobis? No, mandavo a fanculo Giustamente, tranquillamente. giustamente. Allora, questi qua. Questi grandi mascalzoni, fregandosene assolutamente della salute dei cittadini, dei morti che ci sono stati e di quant'altro, no? No, aspetta, da dire che Formello in linea d'aria rispetto a Cesano è a 8 km. Allora, questo sono antenne eccezionali perché devono passare tutto il mondo. Questi hanno fatto solo e unicamente i loro interessi, fregandosene Come i assolutamente. crociati, Esatta, esattamente come i esattamente, crociati. Il modus operandi è sempre quello. esattamente, esattamente. E allora questa è la prima cosa che volevamo dire, in modo da chiarire esattamente come stanno le cose e quali sono le nostre idee. Poi qui c'è un altro articoletto che noi affronteremo appena appena di sfuggita, perché abbiamo altre cose da dire. E questo è qui, eccola qui. A proposito dei buoni affari di certe persone. L'Istituto Dermopatico dell'Immacolata è stato uno degli istituti più prestigiosi nel campo della dermatologia. Però per i traffici più o meno loschi di questi preti, questo istituto è stato messo all'asta. Allora, anche qui. Casuale? Eh? Casuale sarà o intenzionale? No, questi sono fatti affaracci loro, ma proprio di brutto. Ma lasciamo stare. Questo per dire qual è l'interesse che queste persone hanno per l'umanità, per l'uomo malato. Ecco qua. Va bene? Ecco, ci siamo chiariti le idee, proseguiamo. Questo è il primo, sempre per rimanere nell'ambito di cose che riguardano Sua Santità, ora pro nobis. Hai detto ora pro nobis? No, bacio il cordone, ho detto. Ecco. Qui abbiamo altre notizie, questo è l'ultimo numero di Panorama, ma guarda, ma guarda, ma guarda, ma guarda, e abbiamo scritto qua, ecco, vediamo, questi qui sono proprio brave persone. Ecco. È semplicemente qua. Adesso Padoan vuole le poste in borsa nel 2014, Segreto? un'altra privatizzazione selvaggia.
così, la, poste non così la cassa più. Depositi e prestiti diventa di JP Morgan come voleva. Esattamente. Sì. E questa è una. L'altra cosa interessante, tanto c'è Padoan, la cui religione appunto è garanzia per le privatizzazioni. No, ma lui stesso è già garanzia di fallimento, quello fatto in Argentina, no? Esattamente. Siamo della stessa razza di quel buon Menem. Facciamo vedere un'altra cosa che ci interessa in maniera particolare, perché è molto bella. Non facevi vedere prima vedere all'indice? Ma ci mettevo di più, anche perché avevo sottolineato la questione, ecco, eccolo. Ma sto buon cardinale che critica il mondo, ecco, c'è scritto lì. Quando beccava i soldi non criticava mai, com'è? Non è il dettame veramente evangelico, non sappia la sinistra quello che fa la destra? Anche questo è interessante. Tanto lo sappiamo, le leggi le fanno per tutelare la corruzione. Lo sappiamo. Andiamo avanti, e questo è il Mose. Da non confondere con Mosè, ma sempre di truffe si parla. E l'ultima cosa ce l'abbiamo qui, mi pare, ecco, tartassati a prescindere. Leggiamo il titolo, eccolo qua. Ora, se si muove in maniera così pesante Panorama, che è un periodico molto letto e che sta molto attento a non andare molto al di fuori delle regole, significa che c'è qualcosa che non gli funge proprio bene a questi signori, perché certe cose non possono più essere fuori del loro controllo, stanno esorbitando dal loro controllo. Esattamente, certe cose alcune non funzioni possono più essere tenute nascoste, sempre ovviamente a prescindere. Ma siccome c'è questa faccenda molto importante, no? Che di questi soldi che non si riescono più a trovare, perché c'è un altro arcivescovo che è stato, al quale è stato chiesto dove hai messo questi soldi, ma si tratta, vedi, eccolo qui, facciamolo vedere ai nostri amici invitandoli a comprare questo numero. Scandalo anche in Curia. C'è incuria nella curia. Vedi che, guarda, non bastavano le inchieste di Milano e Venezia. Adesso spunta il caso del fiume di Euro, ingoiato dalla diocesi di Mazara del Vallo. Almeno 6 milioni di debiti, come risulta a sorpresa dall'ultimo bilancio. Il vescovo Domenico Mogavero, ex sottosegretario della CEE, deve dare molte spiegazioni a Papa Francesco, posto che Papa Francesco le voglia sapere. Posto che non sia anche lui coinvolto. Io dico che lo è. E quindi, la vedi, siccome gli italiani sono questi, consigliamo ai nostri amici la lettura di questo simpatico libretto. Allora, chi sarà tosato per ripianare i debiti della curia? Ma, noi continuiamo, perché c'è un'altra notizia importantissima e voglio dire qualcosa anche in merito. Il pubblico ministero che accusò Tortora ora è assessore alla legalità. Negli anni Ottanta è balzata agli onori della cronaca per le accuse, rivelatesi del tutto infondate, a Enzo Tortora nella foto ANSA l'arresto del presentatore, e ora, terminata la carriera di magistrato, l'ex PM Diego Marmo riceve un altro premio, l'incarico ad assessore alla legalità e alla sicurezza dei cittadini di Bopei. Allora, intanto incominciamo a dire che in quei luoghi lì chi può essere incaricato di queste cose deve essere un locale,
uno che rappresenta l'autentica forza presente in quei territori. Siccome in quei territori l'unica forza esistente è la camorra, questo dimostra in maniera molto chiara quello che io già scrissi a suo tempo. E allora voglio fare una piccola flashback, ricordo, sì, refreshment di quel passato. All'epoca il sottoscritto, assieme ad un gruppo di altri amici, pubblicavamo un periodico che usciva ogni 10 giorni, e ricordo sempre con piacere il grande amico Domenico Moreschi, un medico di Monte Rotondo, il quale con grande abnegazione dirigeva quel periodico. Quando io seppi che era stato arrestato Enzo Tortora, scrissi in questa maniera 10 righe. Il fatto che Enzo Tortora sia stato arrestato dimostra che è innocente. Poi sono uscite fuori tante altre cose. Intanto io mi sono ricordato che, siccome andavo molto spesso a Milano per lavoro, vedevo una televisione locale in cui Tortora faceva il conduttore. In questa televisione lombarda Tortora era un uomo abbastanza duro, abbastanza presuntuoso, aveva avuto uno scazzo con la direzione della RAI, e oggi possiamo anche capire perché questi alla RAI erano una cosa terribile, autentici preti, erano più all'epoca, siamo negli anni 80, più realisti del re. Sì, sì, erano veramente... Citavo adesso censura prima, su censura. C'era una canzoncina che diceva: e sul colle di Nava, vicino alle stelle, le donne son belle, le donne son belle. E fu censurata perché non si poteva dire le donne son belle. E allora fu censurata e diventò: sul colle di Nava, vicino alle stelle, le cose son belle, le cose son belle. Quella era la televisione della Democrazia Cristiana. Tortora conduceva una battaglia all'ultimo sangue contro la droga, all'epoca. Qui io feci subito un'associazione di idee, insomma, l'hanno accusato di avere spacciato droga, lui che era all'epoca era l'unico che si esponeva televisivamente contro il spaccio della droga. Poi lessi la requisitoria di questo personaggio e capii subito che era una requisitoria fatta da un camorrista mafioso. No, un camorrista mafioso. Erano accuse talmente campate per aria che potevano essere fatte solo su ordinazione della camorra. Perché cos'era successo? A lungo, poco prima dell'arresto di Tortora, si era parlato di un blitz organizzato dalle forze di pubblica sicurezza per bloccare tutta una serie di camorristi. Nel progetto c'erano ben 300 indirizzi e nomi. Vedi caso, queste persone furono comunque arrestate. Però assieme a queste fu arrestato Enzo Tortora, per cui quelle 300 persone passarono assolutamente in secondo rilievo, mentre siccome Enzo Tortora gestiva un programma strappalacrime di carattere buonista copiato dalla De Filippi in questi anni, per cui persone che si erano lasciate, che si sono rincontrate e tutta sta roba di questo genere, era veramente l'esempio del buono. Allora, lo scopo qual era? Era quello di scompaginare la psiche degli italiani, soprattutto di questa massa di italiani buoni e buonisti, che accettano di tutto in quanto, essendo buoni, sono pecore da tosare. E quindi l'operazione fu questa. Ma cosa successe al povero Tortora? Successe che dovette combattere una battaglia terrificante per dimostrare la propria innocenza, e una volta ottenuto questo risultato, proprio a causa di quello che ha dovuto subire, gli venne un tumoraccio, ed un tumoraccio interpretabile in maniera perfetta dalla medicina psicosomatica tedesca del dottor Hammer, perché gli venne, vedi caso, lui che non fumava, gli venne un tumore ai polmoni. Cioè, che cosa gli avevano frenato a lui? Gli avevano frenato la possibilità di parlare, e gli è venuto un tumore ai polmoni.
Ecco la verità della medicina di Hammer, che emerge sempre ogni volta che si va a fondo senza la mente corrotta dal pensiero ufficiale. Si scopre subito la verità e le ragioni vere e profonde. Oh, io sto per completare questa mia chiacchierata, però alcune cosette lo vorrei ancora dire. Una è questa. Questo è un numero della rivista L'Italia Settimanale degli anni 90, esattamente 94. Qui c'è, guarda che stranezza, adesso è diventato di uso corrente conoscere queste cose, no? All'epoca veniva già denunciato. Chissà se ne sa qualcosa la Presidente della Boldrini. Camera, la Presidente della Camera che va a ringraziare le forze dell'ordine italiane e la Marina italiana che salva i poveracci, eh? Allora, io sono cattivo, sono un calunniatore, ma salvare i bambini dalla morte nel mare potrebbe essere un interesse specifico di chi li vuole poi utilizzare per altri fini, che se muoiono in mare non possono essere utilizzati. Io lancio queste idee ai nostri amici invitandoli a ragionare. E con questo sto per finire, perché vorrei anche far vedere questa cosa qui. Si è parlato tempo fa di Codreanu e vedi caso qui si parla delle grande eroe romeno Corneliu Zelea Codreanu, fatto assassinare da lor signori in Romania. Da lor signori, lo ripeto, che avevano completamente in mano il re della Romania. Oh, senza far vedere, questa qui era già sulle pubbliche strade. Questa qua. Sono passati 20 anni e sempre ancora sulle pubbliche strade. Certe prerogative non finiscono mai. E adesso vediamo un'altra. Milosevic, delitti e castigo, psicopatologia del boia. Ma scusate un minuto, era lui il boia? È lui il boia? O è la NATO il boia? Guarda quando è stato scritto questo. Questo è l'Espresso, sì, sì. Cioè il vero autentico fiancheggiatore di lor signori. Ma guarda, fammi vedere nel dettaglio. Leggere non si riesce a vedere bene. Sì, e questo qui è un numero dell'epoca. Siamo nel 1999. Qui abbiamo tutto fasullo. Qui c'è una considerazione importantissima dove si dice: prima il mercato unico, poi l'ingresso nell'euro e con questo la competizione vera. Incurante di quel che accadeva, il grande vecchio della finanza è andato avanti per la sua strada, con pochi fedelissimi, e ora il suo sistema è a rischio, a cominciare da Mediobanca. Banca. Questi qui hanno cercato di tutelare la finanza italiana, certo, contro loro signori. Certo. Questi qui, per delinquenti giusto che fossero, in ogni caso hanno cercato in tutti i modi, contro l'operazione di loro signori, di tutelare quel po' di Fiat che era rimasto dagli anni. Ma quale Fiat? Anche Mediobanca, tutti, certo, gli interessi, certo, della finanza autentica italiana. Vedi come scrive questo giornalista Massimo Riva: per gli equilibri del sistema finanziario italiano sarà un po' come la caduta del muro di Berlino per la storia dell'Europa. Di colpo traballa pericolosamente quell'artificiosa costruzione di Mediobanca che finora, contro ogni logica di mercato, dice il mercato, l'Espresso, dice l'Espresso, sempre il mercato, contro ogni logica di mercato aperto, ha trattenuto una larga fetta dell'economia nazionale al riparo dai venti crudeli della competizione in campo libero. Va bene? Dobbiamo dirle queste cose, perché queste riviste qui, che io riesco a recuperare qua e là tra la massa dei miei libri e delle cose che ho, è bene che poi vengano alla luce, perché sennò qui la falsità è all'ordine del giorno. Anche perché ho l'impressione che proprio qui
ci sia anche un altro articolo relativo a un'altra faccenda, praticamente alla faccenda dei tanti della popolazione balcanica che sono stati assassinati e morti. Eccolo, leggi anche quello che c'è sotto. Va bene? Dove si parla di certe cose che poi noi sappiamo che sono false, ma di quelle vere non se ne parla proprio. E se abbiamo anche qualche altro minuto, se no ce lo vediamo un'altra volta. Questo però va fatto. Poi leggo il sottotitolo. Va bene? Questo non lo diciamo noi, eh. Questo è Corriere Economia. Il Sollevante parla il ministro giapponese per la rivitalizzazione economica. Tokyo, vincere la deflazione si può, dovete imparare da noi. Facendo che cosa? Quello che noi abbiamo sempre detto. Akira Amari, discendente di samurai, uomo chiave della Abenomics, l'Europa ci miti, più liquidità e spesa pubblica o la crisi si avvita. Ci vuole poco, ma esattamente quello che i signori non vogliono che noi facciamo e i loro la che fanno proprio in Italia a ciò che avvenga la crisi. Più povertà, più miseria, più roba da svendere, più possibilità di controllo psicologico, fisico, economico, morale e finanziario della popolazione italiana. Io, se resta del tempo, avrei un'ultima cosa. Ancora, vai. Sempre nell'ambito di queste svendite, l'altro ieri la pasta garofalo è diventata niente poco di meno che spagnola. Qui c'è sta tutto. Qui c'è sta tutto. Tu guarda tutte le private. No, questa non c'è, te lo dico io. Sì, pasta garofalo, lascia fa male. Guarda tutto questo. Sì. Ma lo tutto sappiamo. Il made in Italy, guarda. Quando noi parliamo di made in Italy per la moda non è più italiana. A noi lasciano le briciole. No, nemmeno quello, guarda. No, in Italia lasciano le briciole degli stipendi dei sottopagati. Sì, guarda, fine. Guarda questo. Sì. Non c'è una griffe, no? Che sia italiana. Cioè, non c'è una griffe italiana che sia italiana. Quando andremo a potere noi, nazionalizzeremo tutto. Tutto. Glielo diciamo ai nostri amici. Se adesso non solo, ma retroattivamente. Ci facciamo reintegrare tutti. E se non hanno i soldi da pagare, taglio della mano. Oh, come si faceva una volta, scusa. Certo. Non c'era il riscatto. Ricordiamo sempre. Lo facevano i papi, figuriamoci se non lo possiamo fare noi. Loro erano i primi. Tanto chi non pagava li bruciavano, se inventavano chissà quali eresie e li bruciavano. Quindi, sai, dei preti noi abbiamo sempre da imparare. La massima fiducia. Sì. No, assolutamente. La massima fiducia nella loro impunità. Sì, esattamente. E onestà intellettuale. Onestà intellettuale, cioè. Se resta un minuto di tempo, io ho ricevuto, i nostri amici sanno, che a suo tempo noi contestammo, io e chi mi sta filmando, contestammo una multa che ci era stata fatta su un treno delle Ferrovie dello Stato. A me non è arrivata, vero? A te non ti è arrivata, si sono spaventati, l'hanno mandata solo a me. Allora, l'abbiamo contestata, abbiamo fatto capire le nostre buone ragioni, anche perché è bene che i nostri amici lo sappiano. Sul vagone bisogna pagare il biglietto allo stesso prezzo di fuori dal vagone, tutto il resto è una irregolarità. A noi ci fu chiesto, perché non avevamo potuto. No, adesso vogliono mettere i mediatori per i nomadi che non pagano. Esattamente, metti i mediatori, media ste minchia. Ma metteci il fattorino, vaffanculo. Maledetti. Allora, maledetti, guarda, questi sono proprio maledetti. Allora, dice no, qui sul treno si paga 6 euro. No, perché noi sappiamo perfettamente che la legge dice che
sui treni, su tutti i treni, su tutti i vagoni, su tutti, anche qualunque cosa, mezzo pubblico. Qualunque mezzo pubblico si paga il biglietto qualora uno lo chiede. Poi se uno si rifiuta di pagare, pagherà una multa, certo. Ma solo se si rifiuta di pagare. Ricevo una lettera in cui un certo tale, autodefinendosi responsabile di questo trattamento, lo denunciamo, e dice ordina e ingiunge. Ma dico, scusate Nido, tu vai a ordinare a ingiungere, no, a tua figlia. È bello che è l'autore della controparte che ti ordina, sì. E non il tribunale o la terza parte. Esattamente, bravi. Allora io dicevo a questo personaggio, dice irresponsabile, guardate, io ne colgo l'occasione anche per dire un'altra cosa. Se c'è il responsabile del trattamento, mi devi dare nome, cognome, paternità, maternità, luogo di nascita, possibilmente anche dove abiti e certificato di penale. No, più che il certificato penale, che non mi interessa, documento di riferimento. Se questo mi mette un nome qui, che tra l'altro si chiama pure Aniello, alla faccia che è un agnello. Insomma, porco Giuda, lo capite o non capite, italiani imbecilli, che se tu fai, metti una firma, devi dire chi sei, porco di Dio! No, ma aspetta, devono dire pure il ruolo e la carica che hanno, oh, non il responsabile del procedimento. Il responsabile, qui c'è scritto il responsabile, dice ordina e ingiunge. Bene, allora io gli dico a lui, ordina a tua figlia, o in alternativa a tua moglie. A tua moglie, va bene? E con questo, cari amici, io spero di aver detto quello che pensavo di dover dire. Se poi qualcuno ha intenzione di rompermi i coglioni, glieli romperò al doppio io. Hai visto che quando io gli ho scritto che la macchinetta emettitrice funzionava solo con la carta di credito, esatto, e non con i contanti, non mi hanno mica più risposto. Esattamente. Però hanno chiamato te perché, sì, siccome tu l'hai solo firmata quella, esattamente, e non l'hai descritta con nome e cognome, cioè, e quant'altro, a te non ti hanno assimilato. Esattamente, esattamente. Si attaccano a tutto, no? No, ma tanto noi gli portiamo quella copia lì, diciamo, la firma tua. Quindi, di attaccarsi al cordone. Cioè. Dunque, quindi, di ordinare a sua figlia, in alternativa alla moglie oppure anche alla madre o anche all'amante, sì, l'amante soprattutto. l'amante soprattutto se è un amante che passa i soldi, e poi al limite gli faremo toccare il cordone. Vabbè, con questo ci siamo accomiatati al cospetto della grande tradizione di civiltà italica, che non è certo di altri paesi e che noi non vogliamo accettare, soprattutto se è di importazione altrui. Bene. Se ne stessero nel deserto. Bene, così sia, in lode a Priapo, Pan Sol Invictus. Perfetto. Buonanotte, ciao a tutti.